Buongiorno, dopo un po' di tempo riprendiamo con gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus nella nostra città. Ieri abbiamo dedicato un minuto di silenzio ai nostri cari e ai nostri concittadini che ci hanno lasciato. E immagino, anzi, ho saputo che tanti hanno condiviso questo momento nelle loro abitazioni, quindi vi ringrazio per aver dedicato un pensiero ai nostri concittadini che sono mancati, a tutti i familiari delle persone che sono morte per colpa del virus, ma non solo in questo periodo. Sto dicendo che dedicheremo, quando potremo farlo in sicurezza, un momento di saluto e un momento di omaggio alle persone che non hanno potuto nemmeno avere un funerale per colpa del virus. Tra l'altro, oltre alle persone che stanno mancando per colpa del Covid, ci sono tante persone che avevano già patologie e che erano già magari malati cronici, che stanno soffrendo per questa situazione, perché oggettivamente bisogna ovviamente comprendere che tutta la parte assistenziale sta venendo un po' meno, perché oggi ci si sta concentrando principalmente su quello che è l'emergenza, per cui eravamo tutti impreparati. Ci sono tanti casi, purtroppo, abbastanza comprensibili di assistenze che venivano prestate in modo più puntuale. Ad esempio, mi viene in mente un caso, dai familiari stessi, a persone, ad esempio, che erano in casa di riposo. Oggi, avendo l'accesso contingentato, ovviamente per preservare la salute di tutti, ci sono alcuni anziani fragili che non riescono ad avere il conforto dei parenti e quindi si stanno un po' lasciando andare. Tutto questo fa male al cuore e sarà giusto poi dare a tutti il giusto saluto. Per quanto riguarda l'aggiornamento sui numeri, a Besana siamo arrivati a 38 casi Covid, cioè vuol dire 38 persone che hanno avuto esito positivo al tampone, quindi siamo assolutamente certi del fatto che abbiano contratto il virus, di cui purtroppo 8 sono i deceduti, quindi c'è un incremento rispetto agli ultimi dati che vi avevo dato. E ci sono ancora tante persone in sorveglianza attiva, quindi persone che sono seguite dall'ATS e che stanno ricevendo anche un minimo di assistenza anche dal comune, dal nostro personale di protezione civile, dei servizi sociali, della polizia locale. Come sapete già, con la spesa a casa e con la consegna dei farmaci a casa. Per il resto, ovviamente vedo già una domanda sulla novità di ieri, e cioè sulla possibilità per un genitore soltanto di uscire con il figlio in strada. Ho letto stamattina, prima di poi non ho più visto il telefono, non ho più guardato niente, ma girava già notizia che l'ANSA ha riportato che il ministero avrebbe probabilmente preso una posizione diversa rispetto alla nota di ieri, quindi aspettiamo di avere notizie ancora più certe, perché ho visto il sollevarsi di qualche collega sindaco, ma anche di un po' di medici relativamente alla possibilità di portare fuori un bambino con un genitore soltanto per fargli prendere un po' d'aria. Io penso che la norma sia stata pensata più che altro per chi vive in città e non avendo il giardino, magari vivendo in spazi piccoli, sta veramente soffrendo un po' la quarantena. Io continuo a ripetere quello che ho sempre ripetuto fino adesso: siamo in Brianza, per fortuna la stragrande maggioranza di noi ha il giardino, o ha il giardino condominiale, o comunque degli spazi comuni in cui magari si può portare giù un paio di volte al giorno i bambini. Io so, perché lo so per esperienza diretta, che tenere in casa un bambino piccolo soprattutto è estremamente faticoso. È faticoso proprio per il bambino, forse più che per noi adulti. Quindi finché abbiamo il giardino e possiamo scendere noi, perché tanto stiamo in casa con loro, in giardino con i propri figli, secondo me
è salutare anche per la tenuta psicologica dei figli stessi, fargli prendere una boccata d'aria un paio di volte al giorno. Ovviamente, se riusciamo a farlo nel nostro giardino, fin tanto che non è chiara questa possibilità, secondo me è meglio. Poi, per quanto riguarda i buoni spesa, con i soldi che ci sono stati dati dal governo, bisogna riconoscere che non sono pochi, quindi è effettivamente un aiuto che viene dato attraverso i comuni alle famiglie. Stiamo, come tutti gli altri comuni, strutturando il modo in cui distribuirli e il modo in cui darli, perché non essendoci un'esperienza passata, è tutto nuovo ed è tutto da costruire. La linea che stiamo scegliendo noi per snellire il tutto e per rendere più veloce, pratica la distribuzione e per rendere anche meno gravoso dal punto di vista proprio del lavoro pratico all'ufficio dei servizi sociali, che è già pieno, useremo sostanzialmente, vi anticipo che useremo due canali, che sono da una parte la richiesta attraverso il sito del comune, compilando un form online con domande estremamente semplici che però ci permettano di capire quali sono qual è la natura della richiesta, oppure per telefono, per chi non riesce proprio ad usare il computer o il telefono. Tra l'altro, il form che stiamo preparando è ottimizzato anche per funzionare sul cellulare, quindi se lo guardate dallo smartphone riuscite benissimo a compilare queste poche domande che vi vengono chieste. Questo perché? Perché noi cerchiamo di, nell'ottica tra l'altro del decreto, di andare a intercettare quella fascia di popolazione che proprio per colpa dell'emergenza sta avendo difficoltà, per cui il buono spesa è destinato magari, anzi soprattutto, non tanto a chi è già in qualche modo coperto, perché è un caso che già conosciamo per la distribuzione dei buoni spesa. Faccio un esempio: chi è già seguito e percepisce già delle forme di sostegno al reddito non ha avuto una modificazione così pesante della propria condizione per colpa dell'emergenza. Mentre c'è tutta una fascia di popolazione che non sta sostanzialmente lavorando, non sta guadagnando dei soldi e che noi dobbiamo andare ad assistere con questo buono spesa. Queste domande ci permettono di capire a che punto è la condizione di ognuno. Verranno valutate tutte, verranno vagliate tutte, ci sono alcune domande, varrà come un'autocertificazione, quindi verificheremo la veridicità di quanto autodichiarato, esattamente come per l'autodichiarazione che si fa quando si esce di casa, perché chi commette, perché chi dichiara il falso, poi ovviamente va incontro alle responsabilità. Tra l'altro, gli strumenti di sostegno alla fragilità ordinari sono già stati potenziati, sono già stati incrementati anche grazie ad un'iniziativa privata di benefattori besanesi, che ringrazio infinitamente, anche perché vogliono rimanere assolutamente anonimi e non hanno cercato il clamore dei giornali, quindi li ringrazio, ma stanno veramente mettendo in campo delle risorse di tipo straordinario, che ci permetteranno di potenziare la parte di fragilità che già conosciamo, e che viene toccata ancora di più in questa fase di emergenza, mentre le risorse aggiuntive che sono state date dallo Stato, come previsto, verranno utilizzate proprio per chi sta soffrendo a causa dell'epidemia. Insieme a questo, però, stiamo anche raccogliendo tutte le altre iniziative che da più parti sono state messe in campo per cercare di fornirle ai cittadini di Besana perché possano avere un quadro completo della situazione e poter accedere. Nei giorni prossimi usciremo con un'informativa più completa e anche con delle grafiche fatte sempre, ve lo dico, dai miei ragazzi, dai consiglieri comunali più giovani, davvero in gambissima, stanno dimostrando grandissime competenze in questi giorni perché cercheranno di rendere più semplici con delle infografiche queste possibilità. Perché, ad esempio, oltre al buono spesa che arriverà, ve lo dico, per la prossima settimana, forse già entro la fine di questa settimana riusciamo a pubblicare il form al quale poter fare richiesta. E le erogazioni inizieranno dalla prossima settimana con una modalità che vi spiegheremo che avverrà qui in comune, ma nel rispetto della privacy e delle norme per evitare gli assembramenti. Quindi chi sarà destinatario del buono spesa saprà come venire, quando venire e cosa ritirare e dove andare, perché verrà allestito uno spazio esterno al comune ad opera della Protezione Civile per ritirare il buono. Comunque, al di là di questo, il primo sarà il buono spesa. Poi,
per tutte quelle persone che hanno partita IVA, sono autonomi e che quindi in questo periodo non stanno lavorando, mi viene in mente quelli che hanno chiuso per primi, cioè bar, pasticcerie, ristoranti, eccetera, ci sarà, o professionisti in generale, ci sarà dal prossimo mese, mi dicono già che il sito dell'INPS è in tilt, il buono da 600 euro, sempre da richiedere sul sito dell'INPS. Poi vi ricordo che le bollette sono sospese per 2 mesi. Inoltre, Regione Lombardia ieri è uscita con due importantissimi, secondo me, interventi, cioè un buono una tantum di 500 euro per pagare il mutuo, nel caso la vostra banca non ve lo sospenda, anche lì bisogna tenere d'occhio il sito di Regione Lombardia, e un buono ulteriore di 500 euro una tantum per le famiglie che hanno i figli che devono studiare da casa, sostanzialmente è utile per comprare uno o due computer o un computer o un tablet, perché con 500 euro ti compri il materiale informatico e puoi far fare al figlio lezione da casa, perché alcuni non hanno ancora il computer a casa, oppure avendone uno solo e lo usa papà o la mamma per lavorare, i figli sono rimasti senza. In questo senso devo mandare un ringraziamento enorme alle due dirigenti scolastiche del Gandhi, la dottoressa Rizzo, e del nostro istituto comprensivo, la dottoressa Biraghi, perché sono riusciti a far avere a tanti alunni che non avevano a casa un tablet o un computer, i tablet e i computer della scuola stessa per permettere loro di studiare. Io, a una di loro due, ma vale per tutte e due, io ho proprio detto che è vero che l'insegnante non è una professione, ma è proprio una missione perché sono uscite per portare a portare ai loro ragazzi il computer per permettere di studiare. Quindi queste sono le prime misure che sono al momento messe in campo, più tutte quelle che sono previste dalle vostre singole banche per sospendere il mutuo. Però danno già un pochino modo di tenere botta nell'immediato con un po' di liquidità o per la spesa. Se uno riesce a metterle tutte insieme, avere un quadro unico, ed è per questo che stiamo lavorando, per cercare di darvelo, riesce quantomeno a mettere insieme un po' di pezzi per affrontare il problema. Adesso rispondo un po' di domande perché vedo che ne sono arrivate. Sul sito del governo c'è scritto solo per motivi di salute. Allora, su questo vi dico la verità, è da stamattina che non ho più guardato le notizie, quindi non so ancora se il ministro abbia fatto marcia indietro o no, come sembrava questa mattina. Anche se c'è la norma, state a casa, non bruciamo ciò che abbiamo fatto, si potrebbe alzare il numero, state a casa. E stop, mio parere. Questa forse è una buona idea. Per i buoni spesa, ho provato a chiamare il comune, ma non hanno risposto. Si sta ancora strutturando il sistema, non c'è nessun comune d'Italia che l'ha preparato per questo. Si sta ragionando insieme, ovviamente, anche tra comuni. Sono uscite ieri sera o stamattina le linee guida dell'ANCI, che stiamo rispettando per compilare il form. Quindi su questo arriverà. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, seguite il sito del comune, darò anche io comunicazioni in questo modo e stiamo lavorando, che è quasi pronto il progetto di WhatsApp che vi dicevo, quindi anche quello sarà uno strumento in più sarà tutto pronto per comunicare in modo ancora più diretto. Per i buoni spesa, sempre ripeto, tutti i dettagli verranno forniti nei prossimi giorni, ci stiamo lavorando veramente alacremente. Anche stamattina un'infermiera nostra concittadina che lavora a Karate mi diceva di non essere d'accordo con la possibilità di uscire di casa e mi chiedeva di chiedervi di stare a casa. Io faccio mio il suo appello e vi chiedo di stare a casa, di usare il giardino se ce l'avete. Ma penso che la stragrande maggioranza di noi ce l'ha o privato condominiale. Le bollette mi risulta che siano state sospese 2 mesi, non so adesso quali aziende hanno aderito, ma se non sbaglio sono state sospese. Poi, bollette sospese, ma anche già assicurazione. Ecco, questa è un'informazione che ho reperito stamattina velocemente. Vi chiedo di controllare con le vostre aziende.
Ecco, chi dice che se non pagate le bollette staccano tutto? Ecco, verificate con le vostre aziende. Non so quali aziende abbiano aderito sulla sospensione delle bollette. So che qualcuno ha aderito, quindi verificate anche con la vostra azienda fornitrice del gas, della corrente, dell'acqua. Allora, questa è una domanda interessante. Sulla spesa sarà pubblicato sul sito del comune l'elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito alla iniziativa. Noi abbiamo mandato una mail ai commercianti della nostra città per chiedere se aderiscono all'iniziativa, perché ovviamente dovranno prestare attenzione a loro. Sono già arrivate alcune risposte. Qualcuno ha detto di sì, anzi, ve lo dico, qualcuno ha detto di sì dicendo anche aggiungeremo per quanto possibile un'ulteriore percentuale di sconto. Qualcun altro ci ha detto di no. Quindi chi riceverà il buono spesa potrà andare a fare la spesa solamente in quegli esercizi commerciali di Besana. Il buono di Besana vale solo su Besana. Potrà andare a fare la spesa solamente negli esercizi commerciali indicati sul sito del comune. Non c'è ritiro dei sacchetti gialli, i sacchetti gialli si comprano al supermercato. L'unica cosa, gli unici sacchetti che vengono distribuiti sono quelli blu, presso la macchinetta che c'è sotto la palestra Monti in via Garibaldi, che è sempre la stessa e sta funzionando. Ieri sera chi ha lanciato l'idea del carrello solidale fuori dai supermercati mi ha scritto e dico a voi quello che ho già detto anche a loro. In questo momento l'aiuto del governo è arrivato importante, è arrivato un importante contributo da parte di cittadini di Besana che stiamo attivando, altri contributi da privati ed aziende stanno arrivando anche al nostro comune, abbiamo già raccolto una cifra importante. Io credo però che le difficoltà economiche di molti inizieranno a farsi sentire adesso, ma anche nei prossimi mesi. Quindi cerchiamo di razionalizzare le risorse. Non è il momento della spinta emotiva, è il momento della lucidità. Dobbiamo evitare di sprecare le risorse e dobbiamo usarle al meglio. Quindi ottima l'idea del carrello solidale. Una volta che avremo esaurito la possibilità di dare la spesa con i buoni spesa, avremo acquisito anche un piccolo database di persone in difficoltà. E sicuramente questa potrà diventare uno strumento in più per dare nel tempo una mano a chi ha bisogno. Evitiamo adesso di avere un eccesso di offerta nell'immediato perché spinti dall'emozione e trovarci poi in difficoltà quando ne avremo realmente bisogno. Quindi conservate queste bellissime iniziative che adesso, vi dico la verità, sarebbero da mettere in piedi e da organizzare. Per cui prima dobbiamo affrontare questa messa in pratica del buono spesa. Quando avremo scaricato un po' di lavoro anche la Protezione Civile e tutti i dipendenti del comune che stanno lavorando a questo, ci attiveremo anche per il carrello solidale, che mi sembra comunque un'idea bellissima, che però secondo me ci dà la possibilità di prolungare nel tempo le iniziative di sostegno. Quindi tutti mi stanno dicendo che sono state addebitate le bollette, anche a me il mutuo e le bollette sono state addebitate. Avevo sentito questa notizia, vediamo quali aziende aderiranno. Io ho sentito della possibilità della sospensione delle bollette, ma anche a me le hanno addebitate. Sui controlli per le persone a piedi e nei sentieri, ci stiamo attivando anche per quello, soprattutto quando aumenterà la temperatura e inizierà a farsi sentire di più la bella stagione. Per il volontariato, vi dicevo, ci siamo attenuti alle disposizioni di avere il personale ridotto in comune, per cui non ci sembrava giusto mandare a casa i dipendenti e tenere qua i volontari, anche per una questione di sicurezza loro. Quindi abbiamo chiesto un ulteriore sforzo alla Protezione Civile, che sta diventando davvero uno sforzo importante. Sicuramente ci sarà tempo e modo di riavere i volontari. Sui criteri, come ho detto prima, dei buoni spesa, ve l'ho detto prima, bisognerà compilare un form e poi valuteremo caso per caso, lo farà l'Ufficio dei Servizi Sociali, caso per caso,
mettendo insieme le domande che vengono fatte, le risposte che vengono date al form, le esigenze di ognuno. Niente, le aziende stanno addebitando tutte le bollette, quindi il rimangio della sospensione. Avevo sentito questa cosa questa mattina. Per chi ha avuto sintomi del Covid è utile segnalarlo all'app, per esempio a chi non è stato fatto il tampone. Sì, c'è un'app che tra l'altro era già disponibile prima, che è l'app Allerta LOM, si chiama proprio così, Allerta LOM, che è disponibile su Play Store, su quello di Apple, che non ricordo più come si chiama, è un'applicazione della regione Lombardia. Si può scaricare, si compila un sondaggio in cui ti chiedono sostanzialmente i sintomi. Questo è utile perché permette alla Protezione Civile regionale di costituire un database e di avere molte risposte per avere tracciati poi un po' di dati, avere un po' di database, quindi avere un po' di dati certi per avere un po' più di conoscenza della diffusione del virus. Quindi vi ricordo, allerta LOM, è l'inizio di Lombardia, si chiama così l'applicazione da scaricare. Solo Brianza ha quelle app posticipate, ecco, almeno qualcuno le ha posticipate. Sto leggendo le vostre domande, così almeno se c'è qualcosa a cui posso rispondere. No, sul volontariato vi dicevo è presto, quindi fin tanto che siamo, anche il comune stesso è sostanzialmente chiuso e funziona praticamente soltanto per emergenze, i dipendenti lavorano da casa, non mi sembrava corretto andare contro il decreto e far venire poi i volontari lasciando a casa i dipendenti. Quindi per adesso i volontari sono quelli della Protezione Civile, che tra l'altro sono, ricordo, tutti assicurati. I droni no, mi piacerebbe averli sinceramente, ma se non abbiamo nemmeno i portatili, immaginatevi i droni, pian pianino sistemeremo tutto. Mi piacerebbe averlo però un drone per la polizia locale, ma anche per riprendere la nostra città dall'alto, perché è sempre una cosa bellissima, secondo me. Un appello ai commercianti: lamentano che troppe persone anziane prendono la scusa della spesa per uscire. Anche a me è stato detto. Ieri un anziano con una bottiglia d'acqua e un uovo di Pasqua. Per favore, sindaco, fermi gli anziani. Detto così, ancora anziani senza mascherine nei supermercati. Effettivamente avevamo mandato ad un'azienda che stampa manifesti un cartello con scritto, esci come invito da parte dell'amministrazione comunale, fai la spesa una volta alla settimana. Purtroppo con la chiusura delle aziende, con la chiusura delle distribuzioni, con l'impossibilità di uscire dal comune, non siamo riusciti ad andare a prenderli per stamparli e per affiggerli. Però effettivamente, se avete parenti più anziani, diteglielo di uscire per fare, cioè la spesa deve diventare solamente per fare la spesa, non deve essere una scusa per uscire di casa, perché altrimenti non ci salviamo più. Vi ricordo che siamo a 38 contagiati con 8 decessi a Besana. Basta vedere il titolo del giornale di Carate di ieri o del Cittadino di sabato, proprio la prima pagina è proprio dedicata alla nostra città perché abbiamo avuto un numero alto di decessi. È anche vero che abbiamo tanti abitanti rispetto ai nostri comuni più vicini, quindi statisticamente facciamo più notizia, questo è vero, è anche una questione statistica. Quindi chi dice non credo che il problema sia per sentieri e campi, soprattutto se da soli, è vero, però se io esco da solo, il mio vicino di casa esce da solo, quell'altro ancora esce da solo, usciamo tutti da soli, ci troviamo in 200 a guardare il ciliegio che sta fiorendo. Siamo tutti da soli, ma in realtà stiamo facendo un assembramento. Quindi è questo il senso di dire, se c'è una norma che ci dice che dobbiamo stare in casa, non dobbiamo fermarci solamente all'aspetto sanzionatorio della norma, per cui esco anche, tanto la multa non me la fanno. È semplicemente appellarsi al buon senso di ognuno. Se io penso di uscire da solo e andare nei campi, di fianco a casa mia c'è il ciliegio, esco da solo e vado al ciliegio, penso di essere da solo in mezzo a un campo, ma la stessa pensata l'abbiamo avuta in 20, 30, ci troviamo tutti,
se ci troviamo tutti e 20 di fronte al ciliegio, abbiamo fatto un altro assembramento, oppure passeggiando ci passiamo l'un l'altro di fianco e se non abbiamo DP, respiriamo il respiro degli altri e facilitiamo la trasmissione del virus. Proprio adesso che si inizia un pochino quantomeno a intravedere una possibile via d'uscita a questa ondata, che speriamo sia la prima e l'unica. Noi di Besana possiamo andare a fare la spesa a Casatenovo? No. È prevista la possibilità, questo l'ha chiarito il nostro prefetto, per gli abitanti dei comuni dove non c'è un supermercato di andare nel comune limitrofo dove c'è il supermercato. A Besana di supermercati ne abbiamo quattro, abbiamo anche tanti negozi di vicinato, usiamoli perché hanno tutto, non manca niente, la qualità è ottima, anzi. Se usate anche i nostri commercianti scoprite che ci sono cose di qualità straordinaria. Ve lo dico perché io stesso ho provato, ovviamente li conoscevo già, però provare ogni tanto qualcosa di nuovo fa anche bene. Ritiro spesa online a Casatenovo, stessa roba, la spesa online la fa anche un supermercato della nostra città. In più vi portano a casa i commercianti del nostro paese, dei nostri paesi, vi portano a casa la spesa, che funziona meglio forse anche delle grandi catene, perché ci mettono il cuore e l'anima quando fanno questo lavoro. Fatemi fare un po' il tifoso dei nostri commercianti. Quindi per fare la spesa solo a Besana. Se non avete altre domande, è l'ora di pranzo, vi lascio andare a mangiare. Non si potrebbe cercare di potenziare le risorse per la spesa online, ovviamente non lo fa l'amministrazione comunale. Ho sentito il direttore di uno dei quattro supermercati, mi ha detto che passeranno da 60, o forse sono già passati da 60 a 80 consegne al giorno. Quindi già questo per loro è uno sforzo, però lo stanno facendo. Ok. Voglio ringraziare i negozianti perché davvero portano a casa la spesa e prodotti ottimi. Sono d'accordissimo con la signora che fa questo commento perché sono davvero bravi. Ecco, gli affitti. Gli affitti sono un problema, secondo me. Ho segnalato personalmente all'interno del mio movimento perché si porti più in alto possibile la segnalazione del problema. Gli affitti al momento sono stati esclusi da tutta questa grande attenzione. Ed effettivamente, secondo me, sono ancora una parte fondamentale e importante che va trattata. Io ho fatto questa segnalazione al coordinatore dei sindaci del mio movimento, ma sono sicuro che prima o poi ci si metterà anche a lavorare per questo, perché effettivamente non sono previste misure per questo, però effettivamente è un problema serio. Giusto, c'è una nota della prefettura. È consentito il ritiro della spesa prenotata online presso esercizi di comuni diversi. Non l'ho vista questa nota. Io ho visto una nota del prefetto che dice che si può andare a fare la spesa se non ci sono supermercati all'interno. Però magari mi sbaglio, non l'ho vista. Sì, 200 metri. No, entro i 200 metri dalla propria abitazione si può uscire, ad esempio col cane, però all'interno dei 200 metri. Va bene. Mi pare che le domande siano sempre le stesse. Auguri al signore che fa 79 anni. Fare compleanno, soprattutto per i bambini, come è capitato al mio, in casa senza nessuno, un po' triste, però come il giusto omaggio a chi ci ha lasciato, dovremmo fare anche tanti compleanni dopo, per chi non ha potuto festeggiare, soprattutto per i bimbi. Lo dobbiamo fare. Per le intolleranze alimentari, forse la signora che mi ha anche scritto o telefonato, me l'aveva già chiesto, questo effettivamente per chi ha intolleranze alimentari e non riesce a trovare niente, niente, niente in paese è un problema. Quindi forse si può stare vicino e trovare qualcuno che venda prodotti. Se non sbaglio c'era un negozietto a Renate di prodotti dedicati per tolleranze alimentari, non so se c'è ancora, però questo sarebbe comodo perché di fianco al nostro paese si potrebbe andare lì con lo stesso principio dei supermercati. Va bene, spero di avere altri, anzi sicuramente ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni, soprattutto per dare dettagli su come funziona la spesa, come funzionano i buoni spesa.
a cui stiamo, ripeto, stiamo già lavorando e siamo già a buon punto. Quindi sicuramente nei prossimi giorni ci arriveremo. Buona giornata a tutti e come sempre vi voglio bene.